Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Discariche sature e rischio aumento Tari in Sicilia. Un rincaro del 30% potrebbe essere deciso entro 10 giorni per colmare i costi dello smaltimento dei rifiuti all'estero. La vita del fiume Alcantara è a rischio. La siccità colpisce anche il corso d'acqua tra le province di Catania e Messina. Legambiente lancia l'allarme: quest'estate qui sarà un deserto. A Palermo parato un piano antispreco idrico e di prevenzione incendi. Pensionato trovato carbonizzato nella sua auto. Carlentini nel siracusano è sotto shock e giallo sullo scoppio della sua vettura. Lo spaccio gestito da un intero nucleo familiare a Trapani, 10 gli arresti a protezione dell'attività criminale, costruito un fortino con porte e finestre blindate. Lo scempio di Corso dei Martiri, degradi e incivili offendono le iniziative di rilancio di Catania, mentre i vandali distruggono ogni cosa. La Sicilia si conferma isola prediletta per le vacanze, ma qui siamo a Catania, pienone di giovani e studenti, stamane al Massimino per la 16ª edizione di Un Gol per la Solidarietà. Le star della TV nazionale e regionale, i giornalisti e i politici in campo per dire no al femminicidio. Ben trovati. Il rischio aumento Tari sui comuni siciliani. Entro 10 giorni potrebbe essere deciso un rincaro del 30%. Ecco come si cerca di evitarlo. Lorena Dolci. Corsa contro il tempo per evitare un nuovo aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, che in Sicilia è fra le più alte d'Italia. Il rischio è che i cittadini trovino in bolletta un 30% in più. Cosa è accaduto? Con le discariche dell'isola sature, i rifiuti da un anno e mezzo vengono inviati all'estero, una spesa quadruplicata. Per ammortizzare questi extra costi, i sindaci contavano su un fondo regionale di 45 milioni che è stato revocato. Togliendo dalla disponibilità dei comuni quella somma, costringe i comuni nell'approvazione del piano economico finanziario il 30 di aprile a caricare quel mancato contributo della regione sui PEF. Quindi questo, tra inefficacia, aumento dei costi e revoca del decreto, porterebbe all'aumento di circa il 30%. La prima mossa dell'ANCI, l'associazione dei sindaci, è stata di chiedere al governo nazionale uno slittamento di 2 mesi per i PEF, piani finanziari dei rifiuti che decidono la Tari e che dovrebbero essere presentati tra pochi giorni, il 30 aprile. Se l'emendamento sarà approvato, come pare, toccherà poi alla Regione trovare entro la fine di giugno i 60 milioni da mettere sul piatto dei rifiuti. Il contributo che toccava alla città di Catania era di 13 milioni, se vengono a mancare questi 13 milioni, per capirci, saranno riscaricati nuovamente nel PEF 2024 e quindi riscaricato nella copertura della Tari. Non possono essere i cittadini ancora una volta a garantire le coperture finanziarie attraverso l'aumento dei costi. Ai cittadini il compito di aumentare i livelli di differenziata per evitare il ricorso alla discarica, in attesa che il piano dei rifiuti annunciato dalla Regione diventi realtà. I cambiamenti climatici, l'assenza di piogge, ma anche i prelevamenti secondari, soprattutto abusivi, stanno mettendo a rischio la vita del fiume Alcantara, dove l'acqua è scesa sotto i livelli di guardia. Gli ambientalisti lanciano l'allarme e quest'estate dicono qui sarà un deserto. Emanuela Corsi. Anna Maria, noi siamo nelle piccole gole del fiume Alcantara, qui ci possiamo rendere conto di quella che è la situazione. Qui è la zona dove anni fa abbiamo segnalato la moria dei pesci e in questo momento si vede, le rocce bianche indicano che l'acqua, l'afflusso di acqua sta diminuendo, in più si stanno creando delle zone di secca. Questo vuol dire che il fiume ha una portata bassa e che presto saremo soggetti appunto a una secca. La crisi idrica tocca anche il fiume Alcantara, sorvegliato speciale dagli ambientalisti. In molti punti l'acqua è scesa sotto i livelli di guardia, mettendo a rischio l'intero ecosistema nell'area del parco fluviale. I cambiamenti climatici
climatici influiscono fortemente, però le abitudini dell'uomo purtroppo non stanno cambiando, stanno proseguendo come se nulla stesse succedendo, per cui le captazioni permesse e quelle abusive stanno continuando e la portata si sta abbassando e coincidendo le due cose i risultati saranno pessimi. Qui attinge anche Siciliacque, che gestisce il servizio idrico in Sicilia. Siciliacque non capta direttamente dal fiume Alcantara, ma blocca un affluente. E in questo momento non permette che l'affluente porti l'acqua all'Alcantara, quindi non può dare il suo contributo al fiume. Questo cosa vuol dire? Che un fiume che è anche parco fluviale non ha il suo habitat integro. Il fiume viene alimentato dagli affluenti, ma soprattutto dall'Etna. E non è più come era anticamente, che con lo sciogliersi delle nevi si arricchiva l'Alcantara anche durante l'estate. Ora, se la neve si scioglie immediatamente, in estate avremo un deserto totale qui. Le ultime sul ponte sullo stretto: il Parlamento europeo approva le linee guida dei trasporti europei e inserisce appunto il ponte sullo stretto. Invece a Messina si parla dell'acqua che servirà per i cantieri ed è un tema di non poco conto in un periodo in cui si apre l'emergenza siccità, come abbiamo sentito. Francesco Triolo. Il Parlamento europeo, nell'approvare le linee guida aggiornate per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, ha previsto tra i punti l'inclusione di un riferimento allo stretto di Messina per aggiungere al cosiddetto corridoio scandinavo-mediterraneo un collegamento fisso o un ponte per collegare Villa San Giovanni a Messina, che così potrebbe dunque accedere ai finanziamenti europei. A livello locale invece la nuova frontiera delle polemiche sul ponte sullo stretto è quello dell'acqua, in un periodo in cui in Sicilia il tema siccità è uno dei più preoccupanti. A dare il via è stato il sindaco Federico Basile, che ha sollevato il problema dell'acqua per i cantieri, subito cavalcato dal senatore della Lega Nino Germanà, che ha scritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e al collegio dei geometri, di fatto una sorta di provocazione nei confronti dello stesso Basile. Non ho mai parlato dell'acqua per il calcestruzzo e ritengo che neanche il senatore ci debba entrare nel merito di queste cose, che sono cose tecniche. Mi fa sorridere che il senatore abbia il tempo di scrivere una nota agli ordini professionali piuttosto che magari venire nei tavoli che abbiamo creato proprio per questo motivo. E da rispondere ai dubbi e ai timori del sindaco è stata la società Stretto di Messina, che assicura non saranno pregiudicate in alcun modo le forniture idriche delle città di Messina e Villa San Giovanni. In tale quadro, ove non fossero disponibili le quantità necessarie, sarà sviluppato da parte del contraente generale uno specifico piano di approvvigionamento che farà principalmente ricorso a fonti idriche alternative, come ad esempio dissalatori di acqua marina, potabilizzatori, navi cisterna. Un tema però non da poco per una regione in crisi idrica e con l'ipotesi a breve della nomina di un commissario nazionale per gestire l'emergenza siccità. E la crisi idrica si fa sentire anche a Palermo. Con tre diverse ordinanze il sindaco vieta di annaffiare le piante nei balconi e nei giardini con l'acqua potabile, già attivo il divieto di usarla per piscine e fontane o per lavare le auto, introdotte anche norme, divieti e precauzioni antincendio. Mario Viola. Vietato annaffiare piante in balconi e giardini oppure lavare auto private con l'acqua della rete idrica. La crisi comincia a far vedere i suoi effetti e il Comune di Palermo emana una ordinanza valida fino al 31 dicembre di quest'anno per impedire l'uso dell'acqua potabile per scopi considerati evitabili, come appunto annaffiare o lavare l'auto. Contemporaneamente l'azienda Acquedotto di Palermo comunica che renderà pubblici i dati sulla crisi, l'acqua disponibile, le disposizioni antispreco e le eventuali turnazioni. Lo farà attraverso la comunità Open Data e presto anche attraverso un'app dedicata. L'ordinanza si aggiunge ad un primo documento che vietava già di usare acqua potabile per le fontane monumentali e decorative pubbliche e private e per le piscine. Per risparmiare acqua sono già state chiuse le fontanelle della città e diminuita la pressione nella rete di distribuzione. E in un momento di crisi idrica si pensa anche al rischio incendi, strettamente correlato. Con un'altra ordinanza si impone ai proprietari dei terreni privati di bonificare entro il 15 giugno dalle sterpaglie, si vieta di accendere fuochi per eliminare le stesse sterpaglie e si introduce il divieto di fumare in parchi, giardini e boschi. Accorgimenti però difficili da far rispettare. È una giornata triste per Carlentini. Un pensionato è salito sull'auto che è esplosa poco dopo. Secondo gli investigatori si tratta di un incidente, un tragico incidente, forse dovuto a una sigaretta. Francesco Aloi.
L'auto è ancora in piazza Diaz a Carlentini. Qui di buon mattino è morto Salvatore Nigro, 76 anni. Era salito sull'auto, pare stesse fumando una sigaretta, poi l'incendio ed il boato. Onestamente pensavo fosse fuochi d'artificio, non lo so, ho detto magari una festa del paese, una piccola... Poi abbiamo visto invece le fiamme, anzi dei clienti ci hanno detto che c'era la macchina in partita a fuoco. Conosceva la vittima? Sì, sì, nostro cliente. Un boato che ha fatto arrivare i vetri dell'auto a decine di metri, a due passi dal palazzo di città. Qui la vittima veniva spesso ad incontrare gli amici. Che persona era? Tranquilla, una persona per bene. Lo conosceva? Certo, se sei parecchio. Non lo so, va, non ho niente che dice, va, perché effettivamente io perlomeno l'ho conosciuto sempre come una persona per bene. Tutta Carlentini è sotto shock. I curiosi osservano i rilievi dei carabinieri che passeranno al setaccio le immagini delle telecamere. Intanto, a pochi metri dal SUV carbonizzato, c'è la bara con quel che resta del corpo della vittima. Oggi qui si respira un'aria triste per quello che sembra essere un brutto incidente. A Trapani la polizia ha sgominato una lucrosa piazza di spaccio gestita da un intero nucleo familiare. Il giro d'affari era di oltre 2.000 euro al giorno. 10 le persone arrestate. Adelaide Barbagallo. Lo spaccio di cocaina, crack e hashish nel popoloso quartiere di San Giuliano a Trapani era tutto in mano a un intero gruppo familiare. Vertice, promotore dell'organizzazione, il capofamiglia, un uomo di 40 anni che assieme alla ex moglie, dapprima in due abitazioni in un garage e poi in un'intera piazza del Rione, aveva organizzato lo smercio di stupefacenti. Del confezionamento della droga e della cessione si occupava anche uno dei figli della coppia, un minorenne. 10 le persone arrestate dalla polizia. Gli immobili venivano presidiati notte e giorno da una rete di pusher che provvedeva a soddisfare le richieste dei numerosi acquirenti. Cospicuo il giro di affari che consentiva di incassare oltre 2.000 euro al giorno. Per precauzione ed evitare incursioni e sequestri da parte delle forze dell'ordine, il gruppo aveva realizzato una specie di fortino con immobili che avevano porte e finestre blindate, protette da sbarre di ferro, mentre la provvista della droga veniva affidata a 3 donne del quartiere, ritenute insospettabili. Nelle immagini vediamo il blitz effettuato nella notte, il cane antidroga che ha scovato e permesso di sequestrare oltre mezzo chilo di cocaina e crack e oltre 100 grammi di hashish. Fornitori dello stupefacente erano 3 trapanesi che in molti casi per reperire la droga si affidavano alla vicina provincia di Palermo. Orrore a Palermo, nel quartiere Cruillas, un cane è stato trovato agonizzante tra i rifiuti. Lo hanno preso a picconate. Indagini in corso per individuare l'autore di questa mostruosità. Marco Gullà. Il cane che vedete in questa foto si chiama Honey, è stato preso a picconate ed è stato trovato agonizzante in un cassonetto dei rifiuti nel quartiere Cruillas a Palermo. Un gesto terribile, indegno. A lanciare l'allarme è stata una donna, ha sentito il cagnolino lamentarsi, era chiuso in un sacchetto sotto una montagna di immondizia e ha chiamato la figlia. Era al lavoro, intorno alle 18.30 mi squilla il telefono dell'azienda dove lavoro ed era mia madre che mi chiedeva con voce tremante e impaurita come muoversi, cosa fare, perché aveva appena trovato un cane dentro un cassonetto della spazzatura. One è stato picchiato a sangue senza pietà. In clinica è stato stabilizzato, ma non è ancora fuori pericolo. Le sue condizioni tutt'oggi sono gravi, molto gravi, perché ha avuto una emorragia cerebrale. Quindi oggi proprio stamattina è più vigile, ha aperto gli occhi e si è mosso la testa. Quindi i medici sperano bene, però non sappiamo che danni riporterà, se rimarrà vivo, che danni neurologici riporterà il cane. Una sequela di violenza nei confronti degli animali, dal cane Aaron bruciato vivo mesi fa ad un altro cane bastonato sempre nel capoluogo siciliano. Palermo è diventata un'oscenità proprio, ogni giorno ci sono episodi di violenze contro gli animali e nessuno viene punito. Sinceramente non ne possiamo più, noi volontari, animalisti e tutta la gente comunque civile che ha un minimo di sensibilità.
Esplosione stamane in una palazzina a Mussomeli, vicino a Caltanissetta. Una donna che è riuscita a chiamare i soccorsi è rimasta gravemente ustionata ed è stata trasferita negli soccorso al centro Grandi Ustioni del Civico di Palermo. Non sono state ancora accertate le cause della deflagrazione. A Canicattì la polizia ha denunciato a piede libero una donna di 36 anni per danneggiamento, ricettazione e stalking. Per vendetta ha danneggiato un'auto parcheggiata. Davide Sardo. Periferia di Canicattì, grosso centro in provincia di Agrigento, una donna a bordo di un'auto, una Fiat Punto, si scaglia per ben due volte contro un veicolo parcheggiato sul ciglio della strada. La scena, ripresa con un cellulare in poco tempo, è diventata virale sui social. La 36enne è stata individuata dagli agenti del commissariato di Canicattì e denunciata alla Procura della Repubblica di Agrigento. Alla donna, residente a Canicattì, già nota alle forze dell'ordine, sono contestati i reati di danneggiamento aggravato, ricettazione e stalking. L'auto che la donna stava guidando e che è stata scagliata a velocità contro un'altra automobile posteggiata in strada è risultata rubata. Ed ecco perché si configura il reato di ricettazione. Stalking perché l'aggressione, tra virgolette, sarebbe stata provocata da contrasti e dissidi di natura coniugale. Nel video si vede anche la donna inveire contro qualcuno e raccogliere da terra un grosso sasso, dirigersi verso una traversa e poco dopo tornare a mani vuote. I residenti della zona hanno telefonato al 113. Gli agenti sono subito accorsi sul posto e hanno bloccato la donna. Catania, lo scempio di Corso dei Martiri. Degrado e incivili offendono le iniziative di rilancio della città e i vandali distruggono ogni cosa. Tonino De Mana. Da decenni si parla di rilancio, progetti su progetti, foto, rendering e proclami, e anche dove qualcosa è stata fatta il degrado prevale su tutto e tutti. Corso dei Martiri è il simbolo di una Catania che vuole cambiare passo ma che resta indietro, zavorrata da un'infinità di problemi ed umiliata dai vandali, sfregi che mortificano e che rovinano sforzi ed investimenti anche europei per cercare di offrire alla città spazi verdi e sportivi. Risultati purtroppo sotto gli occhi di tutti: il campetto di basket che vedete, nonostante l'area videosorvegliata, è stato più volte danneggiato. Sono state smontate ed asportate le grate per l'acqua piovana, al loro posto cumuli di rifiuti, come mostrano le immagini. E le immagini mostrano anche lo stato d'abbandono degli alberi, alcuni tagliati ed altri a secco, con l'impianto di irrigazione distrutto e in bella vista sul marciapiede. Sono tante le segnalazioni arrivate al nostro numero di WhatsApp 342 74 55005, cittadini che denunciano il pericolo anche di percorrere i marciapiedi. Tutti i giorni siamo nella stessa situazione praticamente, perché c'è gente che si permette di buttare di tutto, mobili, poi soprattutto qua in questa traversa qua, questa che c'è qua al Corso Monte della Libertà, ho fatto io parecchie segnalazioni. Il cane ovviamente si può ferire perché sono pezzi di vetro, bottiglie, c'è di tutto, sostanzialmente c'è di tutto. Da Corso dei Martiri a Via D'Amico basta attraversare la strada per trovare altre micro e macro discariche con i passaggi pedonali praticamente off limits. E pensare che siamo a pochi metri dalla stazione ferroviaria e dai principali terminal dei bus. Davvero un pessimo biglietto da visita per chi arriva a Catania. Sicilia, ancora una volta isola prediletta per le vacanze, per il ponte di primavera sono tante le prenotazioni in alberghi, in ristoranti e il meteo da domani sarà più clemente. Marco Gulà. Più che un ponte, sembra un'autostrada. Da oggi c'è chi spegnerà i motori e si godrà le vacanze di primavera tornando a lavorare il 2 maggio. La Sicilia è una delle mete predilette per questi giorni di relax. Domani, per il 25 aprile, tanti alberghi dell'isola sono sold out, così come i ristoranti. I turisti, sia italiani che stranieri, affolleranno città come Palermo, Catania, Agrigento e poi Siracusa e Ortigia, apprezzatissime. Ma come sempre, anche Taormina e Cefalù sono località molto gettonate. I dati che stiamo registrando per questo lungo ponte di primavera del 25 aprile e del 1 maggio sono assolutamente positivi. Una grossa presenza del turismo straniero che ha scelto la Sicilia per queste vacanze, ma anche di turismo nazionale che fa anche ben sperare per una stagione
che dovrebbe ricalcare, in base alle nostre previsioni, la stagione record dell'anno scorso anno, quindi con una Sicilia che continua a essere molto attrattiva per il turismo. E adesso andiamo al meteo. Diciamo subito che non ci sarà una giornata quasi estiva come per Pasqua e Pasquetta. Le temperature, dopo il colpo di coda invernale di queste ultime ore, da domani però tenderanno a rialzarsi e quindi il meteo dovrebbe essere alleato di tutti coloro che vorranno trascorrere la giornata fuori casa. Incrociamo le dita, naturalmente. Pienone e soprattutto di giovani, di studenti, allo Stadio Massimino per la 16ª edizione di Un Gol per la Solidarietà. È un evento che richiama ogni anno a Catania le star della TV italiana e siciliana, giornalisti, politici, per un messaggio di beneficenza. E questa volta si è andati in gol contro il femminicidio. Eva Spampinato. C'era un'ansia da prestazione incredibile, però siamo davvero contenti di aver regalato questa immagine di Catania a tutta l'Italia, quindi grazie e grazie anche a voi. Esame passato a pieni voti per Luca Napoli, che per il 16esimo anno ha trasformato il campo dello Stadio Massimino di Catania in un grande amplificatore di messaggi sociali. Non solo beneficenza e supporto alle persone più bisognose in collaborazione con la Caritas diocesana, ma quest'anno anche un invito alla lotta contro i femminicidi. Quale migliore occasione di una partita di calcio che comprende un mix incredibile di addetti ai lavori dello spettacolo e dello sport, che possono veicolare questi messaggi importanti e purtroppo di attualità. Un gol per la solidarietà è parata di star della TV nazionale e regionale. Il pugile catanese Salvatore Cavallaro è stato il portabandiera del messaggio contro la violenza sulle donne. Donne che quest'anno hanno arricchito la manifestazione, dalla madrina, la giornalista sportiva Giorgia Rossi, alla conduttrice in campo, la presentatrice catanese Chiara Giuffrida, con Ruggero Sardo e non solo. Esther Pantano, che ci fai con un libro in mano in mezzo ad un campo di calcio? Ci faccio che credo che sia importante uno dei modi, dei metodi, degli antidoti migliori per quello che è la violenza sulle donne, sia in generale l'informazione e quindi informarsi. Questo è uno dei libri che io amo, che parla appunto di donne, parla di donne coraggiose, parla del dovere entrare nel bosco che ci viene sempre consigliato di non affrontare, quindi non entrare nel bosco, invece noi in questo bosco dobbiamo entrare, dobbiamo affrontare i lupi e bisogna educarli questi lupi. E Chiara, non te la squagliare, perché qua dobbiamo parlare di argomenti importanti. È importante essere insieme, tutti uniti in questa battaglia contro la violenza sulle donne. È importante che ci siano tanti ragazzi, perché la sensibilizzazione inizia proprio in età adolescenziale. In campo per il quadrangolare di calcio tra Nazionale Artisti TV, All Star Sicilia, Nazionale Consiglieri Regionali d'Italia e Nazionale Giornalisti, anche il sindaco di Catania Trentino e il questore Bellassai. A vincere, come sempre, è la solidarietà. Vabbè ragazzi, io devo andare a fare il telegiornale, non posso fare la partita, non si può fare tutto. Ho ragione o no? Adesso facciamo una breve pausa, tra poco le ultime notizie dal ritiro della Catania. State con noi. Vediamoci con il calcio. Il Catania lavora in ritiro per preparare il match senza appello con il Benevento. Da valutare le condizioni di Quaini e Furlan. Pronto al rientro Bua. Marco Carli. Tutto in 90 minuti. Difficile aspettarselo fino a qualche tempo fa, ma il Catania è riuscito a sprecare, soprattutto in trasferta, una serie di match point salvezza. L'ultima occasione per chiudere in anticipo i discorsi è stata Potenza col Sorrento domenica ed è andata male, come tante altre. E adesso c'è il Benevento, in lotta per il secondo posto con l'Avellino, anche se sfavorito dagli scontri diretti. Non certo l'avversario più facile da affrontare in un momento come questo. All'andata è finita 4-0 per il Catania, alla vigilia di un mercato di gennaio che in quel periodo veniva visto come la panacea dei mali del girone d'andata. Ma nel ritorno i rossoazzurri hanno fatto ancora peggio. C'era Lucarelli in panchina nel Catania. Quella sconfitta portò invece Auteri alla guida del Benevento. Incroci che sembrano distanti anni luce, sepolti sotto i tanti errori e le tante cadute del 2024 rossoazzurro, se si eccettua la luce abbagliante della serata di festa in Coppa. Il Catania è in ritiro e la classifica dice che serve la vittoria per mettersi al sicuro. Il resto dipende da una serie di possibilità legate alle avversarie di
nella corsa salvezza, possibilità che ovviamente si assottigliano qualora i rossazzurri dovessero perdere. Zeoli avrà a disposizione Bois, mentre perde Marsura per squalifica. Saranno giorni decisivi per le condizioni di Quaini, uscito con una distorsione dal match col Sorrento, e per Furlan, che non è sceso in campo per un risentimento durante il prepartita. Si lavora per provare a recuperarli. Bassa la percentuale di rivedere Rapisarda. In attacco probabile dal primo minuto la coppia di Carmine e Cianci, con l'autore dei due gol, con il Sorrento pronto a dare il suo contributo alla causa, una causa che si chiama salvezza e dunque playoff. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.